immagini dalla Baden Arena di Offenburg, straordinario colpo d'occhio con 4.000 persone sugli spalti, insomma qualche centinaio di romani. 800 persone peraltro hanno assistito alla sessione di allenamento aperto al pubblico nella giornata di mercoledì, giovedì la conferenza stampa. Ieri ha raggiunto De Carolis anche il manager Davide Buccioni, ieri le operazioni di peso. Intanto i tre giudici, dalla Polonia Cardini, dalla Spagna Garcia Reyes, da Monte Carlo Robert Lane, arbitra il panamense Padilla. Operazioni di peso 75.7 per Feigenbutz, 75.8 per De Carolis. I numeri dei due: 21 vittorie e una sconfitta in carriera per Feigenbutz, con 67 round boxati, 19 successi prima del limite, in striscia di 20 vittorie consecutive. Per De Carolis 23 vittorie, 6 sconfitte, 11 successi prima del limite, 29 match, 193 round boxati. De Carolis è più alto di 5 centimetri rispetto a Vincent Feigenbutz. Ti aspetti, Alessandro, fermo restando che ogni match poi ha la sua storia, ma ti aspetti un match simile o diverso da quello del 17 ottobre, che fu bellissimo, ricordiamolo ancora? Abbiamo visto il primo match, è stato un match stupendo, soprattutto per merito di Giovanni De Carolis, che partì molto forte e inflisse un atterramento alla prima ripresa all'avversario. E Feigenbutz fu sorpreso dall'avvio di De Carolis. Io penso che in un match di rivincita il pugile più intelligente abbia il sopravvento. Quello che ha capito tutto dell'avversario nel match precedente è che è riuscito a prendere le contromisure giuste per arginare la pericolosità dell'avversario. Sono anche convinto che se il match ha un andamento simile al precedente, il titolo rimanga sicuramente in Germania, perché non puoi portare via, lo ripeto per l'ennesima volta, un titolo vincendo anche di un punto in terra tedesca. E allora va detto che, proclamato d'ufficio campione, a questo punto sarebbe Feigenbutz il più giovane tedesco ad aver conquistato il titolo mondiale nel pugilato, 20 anni, 23 mesi e 23 giorni, battendo i record, insomma, che sono di Rocchigiani e di Sturm, tutti e due 24 anni, però è stato promosso campione, per cui insomma deve in realtà vincere quest'oggi per convincere davvero i tedeschi, insomma, per guadagnarsi sul campo quello che sarebbe un record strepitoso. Ripeto ancora, se Feigenbutz quest'oggi, insomma, difende questo titolo, tecnicamente una difesa volontaria, se quest'oggi vince, allora davvero a tutti gli effetti va considerato come il più giovane pugile tedesco ad aver sul ring mai conquistato il titolo mondiale. Ci siamo, 12 riprese da 3 minuti ciascuna, 4.000 persone alla Baden Arena di Offenburg. Calzoncini gialli per Giovanni De Carolis, inizia il match. Calzoncini neri per il tedesco Feigenbutz, che ha 20 anni compiuti nel mese di settembre, e del 1984, 31 anni compiuti in agosto. Giovanni De Carolis mette fuori il diretto sinistro Giovanni, ancora colpi comunque d'assaggio, avvio che sembra prudentissimo in questi primi 20-30 secondi, un po' da tutte e due le parti. Ma i due pugili sicuramente si temono, tutte e due nel match precedente sono andate in difficoltà all'inizio del combattimento, perché anche Giovanni alla quarta ripresa fu in grossa difficoltà, quindi sanno che hanno un pugile pericoloso di fronte e giustamente si stanno studiando. Adesso è partito col gancio sinistro De Carolis, che mi sembra molto tranquillo. Il diretto destro messo fuori adesso da Feigenbutz, fanno vedere un po', insomma, le rispettive armi l'uno all'altro in queste primissime fasi del match, De Carolis e Feigenbutz. Ancora di prima intenzione il diretto sinistro ben caricato da De Carolis, molto sereno in questi giorni della vigilia. Montante destro di Feigenbutz, è scivolato De Carolis, è intervenuto l'arbitro perché ha abbassato la testa. Peraltro ha fatto vedere in conferenza stampa De Carolis, insomma, una simpaticissima vignetta che, insomma, ho postato anche sulla mia pagina Facebook, l'anticipo col montante sinistro di Feigenbutz, adesso avanti col buon lavoro al corpo di De Carolis con due montanti. Se n'è andato abbondantemente la prima metà del primo round. Gancio destro di De Carolis. Ancora si è fatto trovare, insomma, un pochino impreparato Feigenbutz, che non è, insomma, irreprensibile a
a livello insomma di copertura di guardia, ancora dentro a cercare di sfondare con molta potenza De Carolis. È partito molto bene De Carolis, con grande personalità, vuol fare capire che è lui l'uomo da battere. Mi sarei atteso, ecco, aspettato un avvio molto più coraggioso da parte di Feigenbutz. Ancora De Carolis non lo aveva stampato ancora col diretto sinistro e poi ha doppiato anche con il destro. Qui largo il gancio destro, corto il montante destro, iniziativa comunque insomma molto per De Carolis. Fu bello il montante sinistro di De Carolis al fegato, fu proprio il gancio destro nel match precedente a metà. È bello questo gancio destro di De Carolis. Ancora la serie di 2-3 colpi per Giovanni. Ottimo avvio di match per De Carolis. Alla Baden Arena di Offenburg li ha sentiti questi colpi in serie Feigenbutz. È un'ottima prima ripresa da parte del nostro pugile, che sta dimostrando grandissima personalità. Ottimo avvio per De Carolis. Bello ancora! Il gancio sinistro, il diretto destro, bravo De Carolis. Ottimo avvio. Ripresa che sicuramente si è giudicato Giovanni De Carolis. Partito alla grande De Carolis contro un Feigenbutz che vedo molto contratto, molto legnoso, se possibile addirittura più della prima volta. L'espressione insomma un po' confusa, sembra tutto tranne che tranquillo in questo avvio il giovane tedesco Vinny Feigenbutz. L'importante è che Giovanni lo tenga sotto pressione, non deve concedergli, come ha fatto nell'incontro precedente, quelle reazioni che ha avuto dalla seconda parte del match quando ha aumentato il ritmo. Deve contenerlo sempre con il diretto sinistro e poi portare questi 4-5 colpi in serie che vanno sempre a segno, perché Feigenbutz non è un grande uomo di difesa. Bravo De Carolis, ottimo avvio di match, fa parte della Sauerland, della scuderia di Sauerland Feigenbutz. Al suo angolo c'è Rainer Gottwald, il suo manager è Hansi Brenner, con Giovanni De Carolis, lo storico coach Italo Mattioli all'angolo, c'è anche insomma Davide Buccioni che è venuto naturalmente da Roma, il suo manager, pugile della Buccioni Boxing Team. Secondo round subito sciolto, viene avanti De Carolis di nuovo a portare questo gancio destro che aveva molto molto lungo, che aveva dato qualche risultato nel primo round. Intanto vediamo la percentuale, insomma anche i numeri, le statistiche del primo round sembrano dar ragione a De Carolis, ancora dentro con 3 colpi in serie e poi anche il montante sinistro per chiudere sotto. Lo sta anticipando, De Carolis e Feigenbutz non riesce a partire. E questo è il match che deve fare Giovanni. Sempre con il sinistro proteso in avanti e poi doppiarlo con il gancio destro. È davvero un buon avvio. Bello il diretto destro di prima intenzione. Molto spinto ancora bene De Carolis. E Feigenbutz è lì fermo di fronte a De Carolis, molto incerto sul da farsi per il momento, direi proprio soggiogato dal pugilato, dalla personalità che sta mettendo De Carolis. Qui si butta avanti ma in maniera disordinata Feigenbutz. Ancora di prima intenzione De Carolis, che vedo poi Alessandro più già insomma centrato, preciso insomma in tutti i colpi che porta, sta sprecando anche poco in questo avvio De Carolis. E siamo quasi a metà del secondo round. Ancora viene avanti, cerca di farlo col diretto sinistro De Carolis. Fatica insomma a venire fuori, ad entrare nel match Feigenbutz. Si limita insomma così a qualche colpo insomma di alleggerimento, ma l'iniziativa anche in questo secondo round continua a averla De Carolis, che è passato sotto il diretto sinistro di Feigenbutz. Qui si è buttato avanti Feigenbutz, è scappato subito via. Peccato perché si era proprio esposto per un attimo completamente. Sì, Feigenbutz quando ha questi attacchi, Giovanni deve avere la bravura e il coraggio di incontrarlo. Ecco come ha fatto in questo momento con il diretto sinistro. Sì, con il destro Feigenbutz. Ancora il destro, ancora bravo De Carolis, anche il destro sotto. Qui il pubblico poi ovviamente ancora De Carolis, sinistro e destro, saluta ogni... con l'ovazione ogni attacco di Feigenbutz, ma non bisogna insomma lasciarsi ingannare da questo. Sta tenendo molto bene il centro del ring Giovanni De Carolis. Ultimi 30 secondi del round 2, tocca col sinistro ma con poca convinzione ancora Feigenbutz. Molto tranquillo, non forza i tempi De Carolis, ancora con il destro rapido di prima intenzione, continua a lavorare col diretto sinistro il 31enne romano, che si allena nella storica palestra della Montagnola a Roma. Ancora De Carolis viene avanti con il
con il gancio destro. Molto buono il lavoro col diretto sinistro di Giovanni De Carolis, che secondo il mio parere si aggiudica anche questa seconda ripresa. Se ne va il secondo round, vediamo insomma, se ci fanno sentire, se riesco insomma a tradurre anche quello che dice Feigenbusch. Dicono frasi smozzicate. Prima aveva semplicemente insomma chiesto, avevano chiesto di dare l'acqua a Feigenbusch. E in pratica credo che gli abbiano detto di cercare di uscire sempre verso sinistra, perché lui cerca di venirti incontro col diretto sinistro. Mi pare che sia stato questo l'ultimo consiglio insomma dato a Feigenbusch, cercare di muoversi sempre verso la sua sinistra. Terzo round, non ha una bella faccia Feigenbusch, questo poi può non voler dire molto, ma sino a questo momento è, a mio modo di vedere, Alessandro, tutto sommato fuori dal match Feigenbusch, è proprio in balia di De Carolis. Terzo round, il match è ancora molto molto lungo in palio, ricordo ancora il titolo mondiale per la categoria dei super medi nella World Boxing Association. Il match è molto lungo, adesso c'è stato un pericoloso incrocio di retti destri, per fortuna di tutti e due sono andati a vuoto. Continua a tenere lontano l'avversario col diretto sinistro De Carolis, qui ha provato poi a venire dentro Feigenbusch senza però sorprendere il nostro Giovanni. Feigenbusch sta caricando tutti i colpi. Viene avanti De Carolis, il montante destro sotto, se ne va via Feigenbusch. Sicuramente insomma salirà di livello Feigenbusch. Anche nel primo match è salito di ritmo nella seconda parte del combattimento, dimostrando di avere anche un pugno pericoloso. Ci prova il destro sotto di De Carolis. Bravo Giovanni, col lavoro al corpo. Se lo scrolla di dosso e prova a tirar fuori il diretto sinistro, quindi Feigenbusch. Continua un lavoro di quantità e anche di qualità in questa fase De Carolis. Si incrociano intanto per un attimo i diretti sinistri, ancora tocca bene di precisione De Carolis. Provato il montante destro De Carolis. Continua a vedere un Feigenbusch comunque molto rigido. Evidentemente insomma, ha lasciato delle scorie mentali anche in realtà in colui che lo vinse il primo match, ovvero Feigenbusch. Il diretto sinistro un po' più veloce, ancora alla carica De Carolis col destro, qui però mette in tempo il braccio, insomma il guantone Feigenbusch. Ultimo minuto del terzo round. Sta facendo un ottimo lavoro con il diretto sinistro Giovanni De Carolis. E questo è il colpo che gli sta consentendo di aggiudicarsi questo combattimento fino a questo momento. Ancora cerca di venire dentro, schiaccia contro l'angolo per un istante l'avversario De Carolis. Sin qui il match che sta scorrendo via molto fluido, molto corretto. Ultimi 40 secondi del round 3. Lo rimette lì il diretto sinistro d'approccio di De Carolis. Ci ha provato con l'aggancio destro di prima intenzione, rimasto però appena corto. Reagisce Feigenbusch, ma insomma in maniera abbastanza disordinata. Ecco, quando Feigenbusch cerca di scaricare alla corta distanza, Giovanni deve muovere le gambe, non farsi trovare e non dare neanche la possibilità visiva al suo avversario di vendere fumo alla giuria. 20, ormai poco più di 10 secondi al termine del round, questa forse sin qui la ripresa più equilibrata. Di prima intenzione ha cercato ancora col sinistro il gancio sinistro De Carolis, non si è fatto però sorprendere Feigenbusch. Se ne va anche il terzo round. Una ripresa più equilibrata rispetto alle precedenti. Anche insomma quella, anche se forse per me è meno intensa. Un leggero vantaggio De Carolis ce l'ha anche in questa ripresa. Sentiamo allora, qui sì ancora, ahimè, credo che sentiremo in maggioranza l'angolo di Feigenbusch. Qui intanto abbiamo rivisto un'ottima azione di De Carolis, gancio destro e poi diretto sinistro, tutti e due andati bene a segno. E qui in realtà Feigenbusch, se ricordate, il pubblico qui stava insomma salutando con un'ovazione, come se Feigenbusch avesse messo dei colpi avversario. Mi pare che non abbia messo assolutamente nulla. È stato bloccato dalla mano destra di De Carolis il montante destro di Feigenbusch. Anche da queste fasi si vede che i colpi più precisi li ha messi Giovanni De Carolis.
Quarto round che sta dunque per iniziare alla Baden Arena di Karlsruhe, l'ultimo romano a tentare il mondiale in Germania, anzi l'ultimo romano a tentare il mondiale in assoluto prima di De Carolis è stato Sandro Casamonica nel 2000, fu battuto a Berlino da Grigorian per il titolo WBO dei pesi leggeri. Quarto round già iniziato. In calzoncini neri il giovane Feigenbutz, 20 anni, calzoncini gialli il nostro Giovanni De Carolis. Viene avanti De Carolis, il destro sotto, il sinistro sopra, è riuscito però a chiudersi ancora Feigenbutz, qui forse appena in ritardo su questo destro dal largo di De Carolis. Ogni volta che De Carolis si porta il diretto sinistro va a segno, deve continuare con questa mano, vedi, guarda, diretto sinistro sul viso di Feigenbutz e non gli dà la possibilità di ragionare e di partire in quella maniera. Ancora il diretto sinistro d'incontro di De Carolis. Ci ha provato Feigenbutz, voleva mettere il montante destro con grande veemenza, ma gli sta togliendo il fiato con questo diretto ancora sinistro. Ancora il diretto sinistro che ha dato segno, seguito da un bel diretto destro. Poi il diretto sinistro anche di Feigenbutz. Ancora De Carolis riesce però a pararsi, anche se appena in tempo il tedesco. Continua davvero a, comunque a tormentarlo con il diretto sinistro. Hanno ragione all'angolo, gli consigliano jab, è il lavoro che deve fare. In quella maniera Feigenbutz non ha la possibilità di preparare un'azione. Il gancio sinistro cercato di prima intenzione, poi anche a scavare col montante destro De Carolis, senza però andare a segno. Qui ha, ho visto sì cos'era, un destro sotto cercato da Feigenbutz. Appena oltre la metà del round. L'arbitro che dice a De Carolis intanto di non spingere. Il gancio destro ancora di De Carolis dopo il diretto sinistro di Feigenbutz, che sta provando a caricare tutti i colpi ma fa proprio fatica a trovare il bersaglio. Ancora il diretto sinistro, montante destro di Feigenbutz, diretto destro di De Carolis. Sì. E attenzione, però vedi che quando tocca Feigenbutz fa male. Primo momento un po' difficile per... Bravissimo Giovanni, per... replica con grande coraggio. Sì, qui Feigenbutz, esatto, che colpisce mentre De Carolis è girato. Non si può assolutamente, lo richiama severamente Feigenbutz. Sale la tensione come era d'altra parte anche logico aspettarsi. È un rematch, il primo match è stato seratissimo. La posta in palio quest'oggi è ancora più importante. Non un pezzo di titolo, quello ad interim, ma tutto il mondiale WBA. Adesso il pubblico tedesco si fa sentire, Vincent. Naturalmente, è chiaro il tifo insomma in stragrande maggioranza per Feigenbutz. Speriamo insomma che questo non condizioni troppo i giudici. De Carolis ancora col destro, bravo, un altro destro. Bravo De Carolis, ha girato l'avversario e ha portato il diretto destro. Ancora il gancio destro dopo il montante destro di Feigenbutz. Deve stare attento De Carolis a non rimanere sui colpi, perché Feigenbutz sta tentando di mettere quel montante destro d'incontro che potrebbe diventare pericoloso. Se ne va la quarta ripresa, la più combattuta, alza il braccio convinto di averla fatta sua Feigenbutz, e potrebbe Alessandro anche essere così. È una ripresa molto equilibrata, io la giudico pari, e ha messo dei bei colpi Feigenbutz a segno, però ha replicato molto bene De Carolis, che è andato a segno con tantissimi diretti sinistri. Rivediamo allora qualcosa. Anche il montante destro di Feigenbutz, bravo, ecco qua c'è uno scambio di destri. Sì, in realtà soltanto questo è arrivato, il primo montante destro non era proprio solo, però, questo sì. E guarda che gli si piegano le gambe, sì, a De Carolis. Sì, il colpo sicuramente più importante e significativo della ripresa e probabilmente dell'incontro. E forse con questo colpo si aggiudica la ripresa. Chissà, quello naturalmente insomma poi lo sanno i giudici. Eccoci per un attimo anche all'angolo di Giovanni De Carolis. Il pubblico tutto per il tedesco. Vediamo se ha preso a questo punto fiducia da una discreta quarta ripresa Feigenbutz. Dopo un inizio di match però nel segno del nostro Giovanni. Quinto round, ci avviciniamo lentamente alla metà del match. Subito avanti, sotto e sopra col destro e col sinistro ci prova De Carolis. Lo deve asfissiare con il ritmo De Carolis a Feigenbutz e non accettare gli scambi alla corta distanza, dove il pugile tedesco dimostra di essere pericoloso con questi montanti corti che porta molto bene. E intanto i colpi messi a segno insomma sono, secondo le statistiche che ci vengono proposte, assolutamente in numero maggiore per De Carolis, che sta dunque insomma sino a questo momento facendo effettivamente qualcosa in più. Ancora
Giovanni con il diretto sinistro. Con pazienza ad aspettare anche il momento giusto per proiettarsi in avanti col gancio destro, il colpo che stava per fargli vincere il primo match il 17 ottobre con Feigenbutz che finì al tappeto. Bello il diretto destro di De Carolis, l'ha sentito Feigenbutz? Sì, la serie di colpi in difficoltà, si adesso gira il montante destro di Feigenbutz, incredibile la reazione di Feigenbutz, adesso è in difficoltà, sì, un po' Giovanni, sì, bravo, riesce che muove, a passare la cintura, scambi feroci, si accende il match, che rischi per De Carolis ma anche per Feigenbutz, già a briglie sciolte dopo 5 round. Può succedere assolutamente tutto, forza con il destro di prima intenzione Feigenbutz. Match sicuramente anche una gara proprio di tenuta, di resistenza fisica. Fisica e mentale. Peraltro perde il gancio destro per De Carolis, che mi pare sia aperto all'occhio sinistro però. Pare di aver visto del sangue. Sì, è aperto De Carolis. Gancio destro, cerca il montante destro Feigenbutz. Si è ferita all'altezza dell'arcata, no, sopra il cigliare sinistra. Non sembra una ferita pericolosa. Sì, sembrerebbe di no. Ultimo minuto del quinto round. Allunga ancora il montante sinistro Feigenbutz. Montante al corpo di Feigenbutz, pericoloso. Il destro di De Carolis. Per De Carolis, forse addirittura un colpo sotto la cintura da parte di Feigenbutz, come ha fatto segno anche l'arbitro. Stiamo assistendo a un bellissimo combattimento. Un match, una battaglia, ultimi 20 secondi del quinto round. Viene avanti a due mani Feigenbutz. Sembra un pochino adesso, un attimino provato De Carolis, ma forza col destro, il diretto sinistro. Quella l'arma, Giovanni, il diretto sinistro. La serie di colpi dalla corta distanza per De Carolis, cerca di rispondere Feigenbutz, lo schiaccia contro l'angolo De Carolis. E se ne va un quinto round che è stata una corrida, un bellissimo match che si è totalmente acceso dal quarto round. Un match, una ripresa bellissima, ci sono stati degli scambi feroci, è una ripresa che forse il pugile tedesco si aggiudica. E siamo all'angolo di Feigenbutz, adesso rivedremo qualcosa alla slow motion, è partito sicuramente meglio De Carolis. Però direi ben venuto fuori, eccolo intanto il taglio di De Carolis. È alto, è un taglio alto, una ferita abbastanza importante, ma la posizione non è pericolosa. Eccolo qua allora Giovanni De Carolis che deve andare avanti cercando di non farsi condizionare naturalmente da questo taglio. Eccolo il maestro Italo Mattioli che insomma cerca di tamponare assieme a tutto il suo staff. È venuto fuori Feigenbutz, insomma già un po' dal terzo round, sicuramente nelle ultime due riprese, la numero 6 che inizia in questo istante alla Baden Arena di Offenburg. Sembra insomma avere un po' cambiato passo adesso Feigenbutz, si incrociano i diretti sinistri. Il diretto sinistro di Feigenbutz, preciso, poi subito in risposta ha cercato di mettere anche il suo Giovanni De Carolis. Diretto sinistro è dato a segno, il gancio destro invece era stato bloccato. Si rimette lì comunque De Carolis con pazienza, insomma, a cercare di fare il match che aveva iniziato a fare nei primi round partendo proprio dal diretto sinistro. Deve partire con il diretto sinistro, non deve dare la possibilità a Feigenbutz di prendere l'iniziativa. Diretto destro di De Carolis. Ancora, ecco, adesso ha ripreso questo diretto sinistro che si stampa sempre sul fiso del pugile tedesco. Adesso un po' lontano, più mobile in questa fase, più mobile sulle gambe Feigenbutz, che si proietta in avanti col sinistro, non trova però il bersaglio. Quindi prima intenzione, cerca di forzare col destro De Carolis. E poi se ne va molto lontano per un attimo, quasi a metà del sesto round. Corre il diretto sinistro di De Carolis, è andato a segno. Ha ritrovato una certa precisione, ora efficacia col diretto qui buono, anche il sinistro di Feigenbutz. Viene avanti ancora, stavolta di prima intenzione col diretto destro, ma
senza andare a segno De Carolis. Quasi nell'ultimo minuto del round. Attenzione al montante sinistro, che forse però non è andato a segno, di Feigenbutz. Provato il montante destro, Giovanni, non è andato a segno. Stanno un po' forse rifiatando un attimino tutti e due. Montante destro, diretto destro di Feigenbutz. Qui a vuoto il gancio destro. A queste zampate qua che sono molto pericolose il pugile tedesco. Ha provato col gancio sinistro De Carolis, non si è fatto però sorprendere Feigenbutz. Sinistro che ha dato a segno di Feigenbutz, poi Giovanni con il sinistro. Ultimi 30 e poco più secondi della ripresa numero 6. È comunque cresciuto decisamente di livello rispetto alle prime due o tre riprese Feigenbutz. Stiamo assistendo a un match comandamento simile al precedente, con un inizio favorevole a De Carolis e poi il pugile tedesco che sta uscendo alla distanza. Ultimi 10 secondi, ripresa insomma sicuramente meno intensa rispetto alla quarta e alla quinta. Il sinistro che ha cercato di mettere incrociando De Carolis, ultimissimi secondi, se ne va una delle riprese insomma forse più equilibrate, Alessandro, questa numero 6. Un'altra ripresa molto equilibrata, che sono quelle riprese che poi decideranno il combattimento, perché uno la può vedere da una parte o un giudice la può vedere dall'altra. E sono talmente equilibrate, secondo il mio parere Feigenbutz in questa ripresa ha messo i colpi più precisi e più potenti a segno e se la giudica. E qui rivediamo qualcosa relativo al sesto round. Qui il sinistro in realtà appena largo, poi quello di De Carolis che finisce direi tra la spalla e il collo di Feigenbutz. Si sta, secondo il mio parere, assottigliando il vantaggio di De Carolis. E non è intanto insomma minaccioso dall'angolo. Anzi, Brenner ha detto qualcosa a Feigenbutz come non ci deve essere futuro in questo match. Vediamo un po' come insomma gli hanno forse il tentativo di provare un'accelerata decisa da parte del tedesco, insomma, che è stato sicuramente meno spavaldo nei giorni di avvicinamento al match rispetto a quella sfida di ottobre, questo sì. Settimo round, entriamo nella seconda parte del match. E siamo direi insomma sul filo dell'equilibrio. Si butta avanti Feigenbutz. Siamo sul filo dell'equilibrio. Io ho un leggero vantaggio per il nostro pugile, però sta uscendo il pugile tedesco. Sì, c'è bisogno che, insomma, di un'altra ripresa simile alle prime due, alle prime tre da parte di De Carolis. Ha sicuramente trovato insomma più ritmo, più precisione. Si è sciolto Feigenbutz ed è riuscito insomma ad avere più iniziativa rispetto ai primi due tre round. Adesso Feigenbutz che col diretto sinistro ha preso il tempo a De Carolis, lo anticipa e lo mette. Bravo lì Giovanni con il gancio destro. Buona serie di un paio di colpi per De Carolis. Quando se n'è sinistro andato di Feigenbutz, prova col destro anche dalla corta distanza. Se n'è andato il primo minuto del settimo round col diretto sinistro, quindi De Carolis. Di prima intenzione allungando il destro il pugile romano, che cerca giustamente insomma di non farsi trascinare nella bagarre, di non accettare troppo lo scambio. Ci aveva provato col montante destro De Carolis, rimasto però a metà strada, e anche stavolta scivola su Feigenbutz. Buono questo destro dalla media distanza, si è chiuso direi appena in ritardo il tedesco. Ancora a cercare il corpo di Feigenbutz, rischiando poi il diretto destro del tedesco. Aveva rischiato sul precedente tentativo col montante del suo avversario De Carolis. Qui prova a sfondare la guardia dell'avversario col diretto destro. Cerca di mettere il suo Feigenbutz, va ancora a due mani il tedesco. Qui di prima intenzione col sinistro, ma senza andare a bersaglio. Eccolo bello De Carolis. Il sinistro di De Carolis. Arrivato bello lungo, potente, ultimi 30 secondi del round. Montante destro di Feigenbutz, gancio destro di De Carolis. Colpo su colpo qui a due adesso mani Feigenbutz. A due mani, prima sotto e poi al viso.
con decisione sta cercando di venire avanti il tedesco, corto qui con il montante destro, il gancio destro cercato da De Carolis. Lega sembra un po' meno tonico rispetto alla sua avversaria adesso, il 31enne romano, il diretto sinistro di Feigenbutz. Prova col gancio destro De Carolis di prima intenzione, se ne va il settimo round. Sembra in crescita Feigenbutz, prosegue insomma la crescita di Feigenbutz. Ed eccolo il pubblico che naturalmente, come dicevamo, è tutto dalla parte del tedesco. Altra ripresa, Alessandro, questa assegnabile, scusate, a Vinny Feigenbutz. Sono sempre riprese equilibrate, ma il pugile tedesco sta mettendo a segno colpi. Questo era stato bello, il diretto destro di De Carolis. Molto bello quel diretto destro, la serie di colpi, insomma le cose migliori che ha fatto vedere De Carolis in questo settimo round. Eccolo qua, qui sì, non era perfetta la copertura di Feigenbutz. Insomma un'altra ripresa e qui anche con il sinistro. Eh sì, sono tutte riprese piuttosto equilibrate. Ripeto, c'è stato un grande avvio di De Carolis che si è certamente aggiudicato le prime due, forse anche la terza ripresa. È cresciuto quindi Feigenbutz, che non credo però si sia poi aggiudicato insomma tutte e quattro le riprese dalla quarta in poi. Siamo intanto già alla numero 8. Qui intanto nel numero dei colpi portati insomma e messi a segno è sempre comunque avanti De Carolis, secondo insomma le statistiche che vediamo. Insomma questo, attenzione, diretto sinistro di Feigenbutz, e questo può anche insomma incoraggiarci sino a questo momento. Vediamo chi dei due insomma metterà di più nella parte conclusiva del match, quella davvero decisiva. Il match è ancora molto lungo, mancano 5 riprese, siamo all'ottava. Se n'è quasi andato il primo minuto dal largo, prova con il sinistro De Carolis che poi si rimette a lavorare di precisione con il diretto. E viene dentro, montante destro che non è andato, forse il successivo gancio sinistro in qualche modo, insomma venendo un po' avanti, è riuscito a metterlo Feigenbutz. Il destro di prima intenzione per De Carolis. Colpi che anche De Carolis naturalmente cerca di caricare molto, un po' tutti a vuoto. Feigenbutz prova a pizzicare di rimessa con il destro De Carolis, che accenna a venire avanti. Bello il calcio destro di De Carolis. E lo ha sentito Feigenbutz. Ci ha messo poi anche un'altra serie di un paio di colpi. Più colpi devi mettere, urla dall'angolo intanto Italo Mattioli a De Carolis. Il destro ancora di prima intenzione. Sa ancora e l'incrocio coi diretti buono in anticipo quello di De Carolis. Mattioli ha esperienza, insomma sa che in Germania bisogna insomma non vincere ma stravincere se non si è tedeschi. Il montante sinistro sotto portato da Feigenbutz e si riporta avanti De Carolis. Feigenbutz non si fa schiacciare stavolta. Bello il sinistro di De Carolis, poi il destro, ancora il montante corto, adesso il destro di Feigenbutz, gancio sinistro, altro gancio sinistro ancora con il sinistro. Il destro, quando De Carolis insomma attacca con decisione, soprattutto partendo insomma da lontano. Bello il calcio destro di incontro di De Carolis. Ha delle difficoltà Feigenbutz. Ultimi 20 secondi, il diretto sinistro ancora per De Carolis. Un'ottima ottava ripresa per il nostro pugile. Ancora di prima intenzione a caricare col destro stavolta. Ancora il sinistro in anticipo. Eh sì. Una buona ripresa, il gancio destro ancora per Giovanni De Carolis. Se ne va all'ottavo round e questo potrebbe essere un round per De Carolis, Alessandro. Questo è sicuramente un round a favore di De Carolis. Buoni segnali dopo insomma due o tre riprese sicuramente complicate. Sono state le tre riprese migliori di Feigenbutz. Si è fatto bene rivedere in questo round 8 De Carolis. Intanto non sono riuscito adesso a capire bene cosa,
cosa si siano detti. Bello questo montante sì. corto di De Carolis. Vedo però facce molto tese, qui c'era stato anche il destro molto corto ma efficace per Feigenbutz. Fino a questo momento, secondo il mio parere, De Carolis è leggermente avanti ai punti. Nono round che inizia in questo istante, l'ultimo terzo di match. Il terzo decisivo. Eh sì. Nona ripresa iniziata in questo istante alla Baden Arena di Offenburg in Germania, non lontani dal confine con la Francia, dove Feigenbutz, calzoncini neri, promosso a campione regolare WBA, mette in palio, tecnicamente difesa volontaria, il suo titolo contro Giovanni De Carolis. E l'ultimo italiano campione del mondo, insomma, in una sigla classica, è stato, ricordiamo ancora, Fragomeni, che conquistò il titolo nel lontano 2008. Incrocio, l'ennesimo incrocio di diretti sinistri. Deve continuare a dare ritmo Giovanni, bene così. Da lontano, da largo, con il gancio destro. Montante senso al corpo, diretto sinistro che è andato a segno. E sì, Feigenbutz, insomma, è giovane, forte, resistente, però non bravissimo nella buona fase difensiva. Al corpo e al viso di De Carolis. Chiude intanto con un altro sinistro, ha ritrovato insomma un buon ritmo. Bello questo gancio destro dalla media distanza con massima insomma forza e precisione. E Feigenbutz insomma ci pensa due volte prima di buttarsi avanti così in ogni modo. Insomma mostra di avere comunque grande rispetto per il suo avversario. D'altra parte insomma ha capito. Bello, il gancio sinistro diretto destro per De Carolis, lo ha capito il 17 ottobre insomma con chi ha a che fare. Sta dimostrando grandissima personalità Giovanni De Carolis. Prova ancora col destro di prima intenzione. Sta facendo un match molto intelligente. Altro destro dalla media che forse entra per De Carolis. Di grande cuore, grande orgoglio. Cerca di far valere un po' insomma anche la sua stazza, la sua maggiore altezza. Altro buono destro sotto, lo aveva sentito quel montante sotto Feigenbutz. Sta lavorando molto bene Giovanni anche al corpo. Ha ripreso decisamente l'iniziativa De Carolis, riprese insomma anche questa numero 9 sembra abbastanza simile alle prime due del match. Ancora De Carolis col montante sinistro corto a segno. Molto più insomma più lucido, più preciso in questa fase del combattimento De Carolis. Sta portando una quantità di colpi notevolmente superiore a quella del suo avversario. Adesso accetta insomma anche il confronto dalla corta distanza, nel quale riesce a farsi valere il destro che parte da molto lontano ma che arriva ancora per De Carolis anche con il sinistro. E in dei frangenti De Carolis è proprio lui che cerca insomma di stare un po' addosso all'avversario, viene avanti ancora il gancio destro e poi insiste con i sinistri. Molto bene Giovanni, sta dando ritmo al suo avversario che va in difficoltà quando viene attaccato in questa maniera. E sì, gli ha tolto comunque il fiato in questo round. Ancora due mani De Carolis, sinistro e destro. Un'altra gran bella ripresa da parte di Giovanni De Carolis. Ma che alza il braccio Feigenbutz, onestamente questa sembra assolutamente in maniera addirittura ancora più chiara rispetto alla numero 8. Una ripresa pro De Carolis, nuovamente all'angolo di Feigenbutz. 5 match titolati sin qui per lui in carriera, insomma li ha vinti tutti. 10 match titolati per De Carolis con 5 vittorie e 5 sconfitte. De Carolis che ha debuttato da peso medio nel 2007, è rimasto nei medi sino al 2010 conquistando anche il titolo internazionale, poi nei supermedi ha conquistato sino ad oggi 3 titoli, quello mediterraneo WBC, l'internazionale WBC, l'intercontinentale IBF. Nel 2013 fu anche sconfitto in Germania dal forte Arthur Abraham per l'intercontinentale WBO e De Carolis ha detto più volte è certamente il pugile più forte che ho mai incontrato, anche dopo il match con Feigenbutz ha detto Abraham è sicuramente più forte e fa più male rispetto a Feigenbutz. Decimo e terz'ultimo round, le tre riprese che decideranno il combattimento. E insomma bello il calcio destro di De Carolis, direi che gli appassionati di pugilato che saranno incollati alla televisione hanno tutto il diritto di coltivare insomma una speranza, di sognare a questo punto, perché se la sta sicuramente giocando alla grande De Carolis, come nel primo match, forse
No, meglio del primo match. Meglio. In questo momento io ho due punti avanti per De Carolis. Gancio destro per De Carolis, qui scivola. Sì, se si dovesse giudicare queste tre riprese, anche due di queste tre riprese, arriviamo con quattro punti avanti. Il gancio sinistro ancora per De Carolis. Va bene il fattore campo, ma un punticino avanti glielo devono lasciare. Eh sì, vediamo se c'è la riscossa di Feigenbutz in questa ultima parte del match. Se non c'è questa riscossa, rischia davvero molto grosso il tedesco. Stiamo a vedere ancora il destro, ma vedo un Giovanni insomma ancora assolutamente in fiducia, lucido, tranquillo, come se abbia superato. Bello il calcio destro, montante sinistro e poi anche il diretto sinistro corto di De Carolis. Lavoro anche sotto, il diretto sinistro ancora per De Carolis. È un De Carolis che è in crescita. Eh sì, sì, è un po' di nuovo. Ah, il destro di Feigenbutz che ha dato segno. Sì. Bravo De Carolis che replica con il diretto destro. Si era fatto un attimo sorprendere. Non deve fermarsi assolutamente sul colpo, perché questo pugile ha delle mani pesanti e molto pericoloso per questo. E vive insomma di fiammate, un pugile che non ha sicuramente la continuità che ha invece De Carolis, non ha insomma neppure la sua esperienza, però è pericolosissimo, insomma, se gli si dà spago, se può produrre insomma questi rush, queste autentiche fiammate. Ultimo minuto intanto del decimo round. Ancora sinistro, l'ha sentito Feigenbutz, quasi sul mento, ha barcollato per qualche istante Feigenbutz. Alle gambe rigide, ha cambiato insomma per un attimo espressione. Montante destro di De Carolis, deve insistere Giovanni, deve insistere, il sogno può avverarsi. Il sogno è a portata di mano, Fabio. E sulla buona strada Giovanni De Carolis, ultimi 30 secondi del decimo round. Ci siamo molto ancora vicini. Ancora montante sinistro per De Carolis. Dopo il gancio destro ha avuto qualche sussulto Feigenbutz in questo round, però poi lo ha rimesso lì De Carolis. È una ripresa che fino a questo momento De Carolis si sta giudicando chiaramente. Lo ha messo anche in difficoltà con un diretto sinistro. Ancora gancio destro, il gancio sinistro. E poi c'è ancora il terzo colpo, cerca di mettere, forse insomma in questa occasione non ci riesce, mentre Feigenbutz scivola addosso al suo avversario e dà l'impressione di essere anche più stanco rispetto a De Carolis. Se ne va anche il decimo e terz'ultimo round. Grandissima decima ripresa da parte di De Carolis. A questo punto ha tre punti avanti sul mio cartellino. E intanto io vedo facce molto ma molto preoccupate all'angolo di Feigenbutz. Ricordo il 17 ottobre tanti tedeschi si arrabbiarono per quella vittoria, fischiarono anche Feigenbutz. In conferenza stampa ci furono da parte insomma dei giornalisti specializzati tedeschi domande pepate proprio a Feigenbutz. Scrissero in tanti il giorno dopo che non aveva vinto, che non era stata insomma una vittoria chiara e che c'era bisogno di un rematch immediato per chiarire insomma chi dei due fosse il più forte. È un match insomma che ha alzato un polverone, però credo che proprio grazie a quella grande prestazione De Carolis si sia in qualche modo poi guadagnato questa rivincita che fortuna ha voluto, speriamo, mette addirittura in palio tutto il titolo mondiale. Subito il gancio destro di De Carolis. Corso di De Carolis, ancora molto bravo De Carolis. Intanto De Carolis è nettamente avanti nel numero. Il gancio destro! Il sinistro! È in difficoltà! Non c'è più Feigenbutz! È capo in piedi! È finita! Campione del mondo! Campione del mondo, Giovanni De Carolis! Ha fatto l'impresa! Incredibile Giovanni De Carolis! Sul tetto del mondo! Il titolo WBA dei pesi super medi! C'è mezza Roma sul ring, Davide Buccioni e tutta la BBT, che vittoria! Con grande gioia, con grande soddisfazione e con grande emozione, fammelo dire Fabio, che finalmente riesco a commentare un italiano che diventa campione del mondo della WBA. Campione del mondo! E ci riesce un
un ragazzo serio, un ragazzo umile, un ragazzo intelligente che ha dimostrato che con l'umiltà, con la serietà, senza tante polemiche, dopo il primo combattimento lui credeva di aver vinto, non ha fatto polemiche fuori luogo, si è concentrato su questa rivincita e ha risposto con i fatti. È lui il campione del mondo e sono molto felice per l'Italia pugilistica che Giovanni De Carolis in terra straniera è riuscito a compiere una grandissima impresa. E allora andiamo brevemente in fascia e poi torniamo per la proclamazione ufficiale. Una serata storica questa prima grande notte della box del 2016 su DJTV. Giovanni De Carolis è campione del mondo. Linea alla regia. Bellissimo. Mario, vedo più te che la